Presidente Burlando, 18 nuovi alloggi a Santa Margherita Ligure a canone moderato, rivolti soprattutto a giovani coppie. Sì, questo è un intervento molto importante perché Santa Margherita ha prezzi degli alloggi sia in affitto che per l'acquisto molto molto elevati, quindi la preoccupazione comune è vedere che le giovani coppie vanno tutte via o quasi tutte via, vanno a cercare casa in comuni in cui i valori degli immobili sono più bassi. E allora il comune insieme a noi ha promosso alcuni interventi, uno è finito appunto adesso, 18 alloggi, è aperto un bando e chi ha le caratteristiche può accedere a questi alloggi a canoni moderati, non così bassi come le case ERP, ma molto più bassi gli affitti di mercato. Questo è stato un intervento che è durato oltre un anno e mezzo, che ha consentito di dare questi 18 alloggi alle persone che parteciperanno a questi bandi. È un intervento che è costato circa un po' più di 3 milioni di euro e quindi anche il costo per alloggio è un costo contenuto, si è risanata una zona perché sono state fatte anche opere pubbliche nel contorno di questi due edifici, uno di 10 alloggi e uno di 8 alloggi. Quindi è un intervento che la Regione Liguria applaude, anche all'intervento che ha fatto l'amministrazione comunale, perché è stato un intervento positivo. Cosa c'era qua prima? Prima qui c'erano dei magazzini comunali che sono stati recuperati proprio in un posto centrale di Santa Margherita, che sono stati recuperati per alloggi in un modo direi molto buono anche dal punto di vista poi del risparmio energetico, della classificazione energetica che è ai primi posti sicuramente negli ultimi interventi fatti nell'edilizia popolare pubblica. Sono previsti interventi analoghi con la stessa, cioè con lo stesso criterio in altre zone, in altri comuni? Sì, questo intervento fa parte di una serie di interventi che abbiamo in corso sul territorio regionale e il criterio è sempre lo stesso: finanziamenti statali, finanziamenti della Regione Liguria, finanziamenti comunali che vanno a fare interventi di social housing, quindi un canone moderato o ERP o moderato, e anche la possibilità di fare opere pubbliche in modo che questi interventi siano inseriti in un contesto positivo. È come il caso di Santa Margherita, ce ne sono tanti altri in Liguria che andremo a inaugurare nei prossimi mesi.